And I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Dove sei? Buongiorno signore e signori, eccoci, scusatemi, eccoci qua in diretta per il nostro appuntamento del venerdì. Sì, ho preso. No, non so, no, l'ho lasciata, se me la porti, grazie. Con il nostro appuntamento del venerdì abbiamo le nostre belle 2 ore in diretta che ripeteremo domani per le clienti che ci guardano il sabato. Scusatemi. Allora, vi ringrazio tantissimo per anche la settimana scorsa, tutti gli ordini che avete fatto, è stata una bella puntata, grazie Lidia. E vi è piaciuta e quindi è con grande soddisfazione che io sono qua sempre a presentarvi le cose nuove. Quindi un appuntamento imperdibile per le clienti Ophelia Victims, come vi chiamo io. E naturalmente partiamo con delle cose bellissime. Anche oggi ci saranno delle promozioni. E poi vi anticipo appunto anche che potete guardare, Ruben adesso dice, mette fuori un cartello, che potete guardare la trasmissione anche da YouTube, ofelia.it. E così da casa vostra, o tante, la settimana scorsa una mia cliente mi ha detto che ci stava guardando dalla Grecia, che era in vacanza. Questo per dirvi appunto che ovunque voi siate potete da YouTube con il vostro telefonino o con lo smartphone guardare la puntata. Vi anticipo che io sto indossando la nuova collezione di Crosspoint. Sono arrivate le camicette, quindi ve le presenterò nei colori moda di quest'anno. Sono meravigliose, sempre con queste maniche molto importanti e quindi questa sarà una novità anche per le amanti delle camicette della Crosspoint, che so che fate la collezione come me. Quindi questa è già mia, me la sono tenuta, ve la presenterò in tre taglie che ho fatto, tre taglie miste dalla 44 fino alla 50, che più o meno stanno bene a tutte, è bellissima con tutti i bottoncini, cose molto raffinate e perfette nelle cuciture, perfette. Crosspoint, diciamo, è una garanzia per chi ama le camicie, è una delle migliori aziende italiane che ancora producono in Italia. Purtroppo tante aziende sono scomparse nell'arco di questi 10 anni. E quindi insomma è sempre più difficile trovare il Made in Italy fatto bene come piace a me. Bene, allora vado con le richieste. Questo anello
meraviglioso che ho pubblicato su Facebook. Vi invito anche di guardare e di mettere mi piace sulla pagina Facebook, perché lì vedete le foto che pubblico. Oltre a questo bellissimo anello, ho pubblicato anche le fotografie di una collezione di borse di pellami pregiati, che sono tutti in coccodrillo, tartaruga, pitone e quindi ve le presenterò. Il bello di queste borse è che sono tutte piccoline come formato, e tartaruga anche, e sono da sub, e anche colori molto particolari. È già sparita la bianca che avevo pubblicato, ringrazio la signora di Milano che l'ha presa. Quindi potete anche con Ofelia di Biasiar Lorenza, che è la mia pagina Facebook, e mettere mi piace, che così io non pubblico tantissimo, però vi ricordo sempre gli appuntamenti televisivi e quelli che facciamo anche su Facebook. Detto questo, sono già senza fiato, partiamo allora dal bellissimo anello. Il bellissimo anello è una creazione di Canzian, regolabile, con degli spettacolari cristalli posizionati, vedete, tutto saldato a cera persa. Canzian crea dei gioielli meravigliosi, come vedete anche come colori ci siamo per l'indosso della collezione autunno-inverno. Allora, vi faccio anche un piccolo sconto speciale, pezzo unico, non si può riordinare, è il lotto numero 59 Ruben, e da 130 euro lo scontiamo, l'ultimo prezzo che vi posso fare, il 30% di sconto, anche se è una collezione nuova, già i prezzi sono buoni, 100 euro la richiesta per questo meraviglioso anello tutto lavorato a mano. Poi vi ho preparato le borse, se volete basta che me le richiedete, anche queste due collane che ormai sono le ultime, che sono piaciute tanto la settimana scorsa e anche quella prima, queste belle collane che abbiamo messo a un filo con i quarzi. Allora c'è questa, sono simili, ma io appunto ve le faccio vedere tutte e due, hanno degli splendidi colori perché abbiamo trovato questi bei quarzi color cobalto, e quindi stanno benissimo, risaltano benissimo, e li abbiamo tutti arricchiti da perle, agate, quarzi rosa e un misto, vedete, di colori che soddisfano qualsiasi abbinamento. Quando voi le indosserete sarete veramente complete, senza dover spendere troppo di una collana che vi farò al posto di 80 a 60 euro. Adesso vi dirò i numeri del lotto, guardate che delicatezza che hanno questi bei colori. Bellissime, a 60 euro, sono due. Allora, questa è quella che ha la perla per distinguere di quarzo rosa in fondo, e è il lotto numero 13, e questa invece è quella che ha la perla sui toni del verde, che è la numero 12. Da 80 le sconto 60 euro. Notate che in questo prezzo poi oltretutto io vi regalo anche le spedizioni. Vi arrivano a casa vostra con il corriere e vi arrivano senza pagare nulla più, quindi con 60 euro avete il pregio di una collana tutta in quarzi, tutta infilata con delle bellissime pietre così a multicolor, e questa qua è l'ultima gamma di colori che ho preparato per quanto riguarda la nuova collezione. Poi, rimanendo sui colori molto belli, volevo farvi vedere la vetrina con questi colori freschi, con una Jadan. Anello va in conferma, sì, perché ce n'erano due o tre clienti che lo stavano aspettando. Allora, lotto numero 35, abbiamo dei colori splendidi, tutte giade e agate nella collezione Jadan, e ve la metto a 150 euro, tutta in argento, e anche questa ha degli spettacolari, come notate, freschissimi toni da poter abbinare, anche perché in inverno andrà tantissimo anche questo punto di verde, ci saranno delle collezioni anche sul verde e poi naturalmente sempre sul viola, quindi bellissimi a contrasto, 150 euro, non so se hai messo sul numero dell'otto Ruben, per questa meravigliosa collana da 2,50, certo, di firmata Jadan, con delle pietre favolose, naturalmente delle pennellate, come potete notare, artistiche, di un insieme di colori che creano sempre un'inedita armonia. Qua abbiamo una bellissima collana, le pietre sono luminosissime e appunto una collana piacevole, piacevole e da avere per le mie clienti che amano appunto adornarsi sempre con delle collane particolari. Poi,
bracciale super chic, super sofisticato, questo è l'altro modello, la settimana scorsa è stato prenotato, e sempre della collezione nuova, anche qua dei grappoli di colori, vedete, molto accesi, che formano questi tre fiorellini, uno diverso dall'altro, proprio c'è un'immagine meravigliosa di Swarovski che si muovono con la luce e col movimento. Il bracciale è fatto con un'anima, vedete, morbida, una lavorazione tutta eseguita a mano nei laboratori di Canzian. Anche la settimana scorsa avete apprezzato moltissimo questa collezione, avete preso anche il serpente che era bellissimo, ringrazio la cliente che mi ha anche detto che gli è piaciuto tanto. E lotto numero 31 da 160, spettacolare bracciale, va in promozione a 120 euro soltanto, un bracciale della nuova collezione. Non prendo gli ordini perché vi sto facendo degli sconti, quindi non potrei a questi prezzi riassortirli. Tutti i gioielli rigorosamente firmati. Cassiano farà ancora le lire? Sì, ce l'ho, è arrivata la collezione con le lire, la presenterò la prossima settimana perché non sono arrivata a metterla in scaletta, ce l'avrò per la prossima settimana, collana, bracciali, orecchini e anelli. Poi io ho intonato questo meraviglioso anello a forma di farfalla in topazio azzurro. L'anello è di design firmato Canzian, tutto in argento, scusate, Jadan, tutto in argento e zirconi. Guardate il taglio di queste pietre, sempre un bellissimo color cobalto per realizzare questo anello che è stato proprio creato sul taglio delle pietre. Queste due pietre a farfalla, spettacolari, da diva di Hollywood, guardate come stanno bene poi quei colori portati anche più avanti in autunno. Meraviglioso, è il lotto tutto argento di design massiccio firmato, è il lotto numero 14, anche qua vi faccio un prezzo molto vantaggioso, da 240 euro che è il suo prezzo di cartellino, ve lo metto 290 euro, scusate, topazio azzurro zirconi, ve lo metto scontato a 100, possiamo fare l'ultimissimo prezzo, 180 euro. Rimanendo su questi bellissimi colori, volevo mostrarvi questa collana che è stata solo presentata una volta. Preziosissima. Favolosa. Questa è una scultura, anche questa nata, unica, prenotato, grazie, unica nel suo stile, unica nel suo genere. Preziosissime agate con tutte le sfumature del viola, che sarà azzurro-viola, vedete, favolose, tutte naturali. E abbracciate poi praticamente trattenute da questa agata azzurra molto grande, gigantesca, e questo anello che è stato creato apposta tutto quanto da un design per questa meravigliosa collana, tutta eseguita a mano. È molto bella, tre fili molto importante, un colore meraviglioso che darà lustro e luce anche sui colori di moda in contrasto che ci saranno appunto in autunno. Spettacolare collana, e state attente che anche qua vi tratto benissimo, è il lotto 17. Qua guardate, vi vengo incontro in una maniera, perché solo questa chiusura, questa lavorazione è costata più di 100 euro. L'argento è tutto massiccio, guardate, hanno creato una chiusura apposta per questa collana. Hanno fatto questo meraviglioso castone d'argento, e la bellezza proprio di questa collana è che cade a tre fili con questa chiusura meravigliosa che la allacciate comodamente da una parte. L'ultimo prezzo che vi posso fare, dovete essere veloci perché questa cifra secondo me piacerà a tante, vi faccio 250 euro, sono tre fili, quindi sono neanche 80 euro al filo una collana così importante. Se volete la potete anche, adesso ve la faccio vedere indossata, no, dal collo non riusciamo a infilarla, però è molto semplice da indossare con la sua bella chiusura laterale, eccola qua, e poi l'ho portata così da una parte, vediamo se l'ho messa giusta, a tre fili, spettacolare, veramente, guardatela, sia portata così su una scollatura, ma poi portata anche su un maglioncione quest'inverno, magari siccome andrà tantissimo il blu,
anche nelle camicette della Cross Point abbiamo fatto un meraviglioso modello importantissimo. Questo sarà il blu di moda per quest'anno. È un particolare colore, vedete, è un blu zaffiro. Quindi se voi indossate questi colori sul blu sarà spettacolare. Questa è una presentazione, poi ve le faccio vedere alle camicie, perché sono veramente, quando io ho la novità di Cross Point ho già la lista delle clienti, perché non ne ho moltissime, visto che ne devo fare almeno minimo 20 per modello, quindi non è che possa prendere tutte le taglie, e cerco di prendere le taglie più centrali. Guardate le sfaccettature, la bellezza di questa meravigliosa collana, e complimenti alla signora che se l'ha ordinata. Prendetevelo questo qui, perché vi ho fatto un prezzo, solo di argento ci saranno dentro 80 grammi, perché è molto pesante. È un anello importantissimo, guardate che gambo, firmato lateralmente da Jadan, e vi ha fatto 180 euro. Ma chi è che ha un anello a forma di, capisco se fosse fatto a forma di farfalla con tutti i brillantini, ma le pietre tagliate così, bisogna capire che è veramente un pezzo molto importante, esclusivo, perché bisogna avere proprio le pietre per formare questa farfalla, altrimenti non avrebbe senso. E poi bello, perché c'ha un'aletta più grande, un'aletta più piccola, e il colore, che trovo veramente affascinante. Vi ho preparato delle cose stupende oggi anche come accessori, poi vi ho portato anche le stole della Pashma. Allora, volevo farvi vedere questo foulard importante che è esposto sul manichino, che Ruben l'ha fatto vedere, che è un Eli Saab. Allora, stilista libanese, importantissima. Eli Saab, abbiamo appunto una storia di... uno stilista importantissimo, e io vi faccio vedere, allora ne ho due, vi faccio vedere questo, che è un tripudio di fiori con la firma in fondo, meraviglioso. Qua vedete, poi lo stilista crea degli abbinamenti sempre favolosi, e seta pura. Il prezzo di questo Eli Saab, lo dico subito, esclusivo, non lo comprerei neanche io a questo prezzo, è un 90x90 in pura seta firmato Eli Saab a 150 euro, e fuori lotto. Allora, Eli Saab è da tempo sinonimo di raffinatezza e distinzione. Le sue creazioni si sono imposte sia sul mercato internazionale del cosiddetto prêt-à-porter che in quello dell'alta moda. Allora, Eli Saab ha imparato molto giovane a lavorare, è di Beirut, ha la facoltà di accentuare la femminilità con una classe grazia e delicatezza che sono enfatizzate dalla principesca preziosità dei tessuti. Eli Saab è costantemente richiesto da personaggi come Angelina Jolie, Sarah Jessica Parker, Scarlett Johansson e da principesse come Rania di Giordania. C'è anche un profumo costosissimo che porta il suo nome, a 150 euro. Meraviglioso, a 150 euro, un Eli Saab che ha veramente una grinta. Ecco, questo qui è nuovo, non è mai stato indossato, un foulard di Eli Saab va sui 450, anche 500 euro. Questa è una novità che non ho mai presentato, e ve la presento oggi in anteprima con tanto piacere. L'altro è una stola lunga, rettangolare, è un 90, anche, scusate, anche questo qua è un 90, no, ma questo è un Leonard. Porco cane, pensavo fosse un altro Eli Saab. Eccolo qua, anche questo è un regalo, la cifra che ve lo metto, è un Leonard Paris, straordinario, in pura seta, a 150 euro, Leonard nuovo mai indossato. Anche Leonard va sui 500 euro come prezzo. Solitamente vengono venduti anche usati e non nuovi come il mio, e questo qua per esempio è in Georgette, e vengono venduti sui 400 euro. Questo qui è molto simile a quello che vi sto presentando io, ma indossato, e il mio ha anche l'etichetta, quindi ancora meglio, diciamo, e qua per le mie clienti collezioniste un Leonard come questo è di una raffinatezza unica, con questi fiori, con queste tonalità, con questa bellissima manifattura.
avete qualcosa di veramente pregiato. Poi lotto anche questo, ma tanto fate presto perché c'è o Leonard o l'Elisabba, sono solo due i foulard importanti della puntata di oggi. Mentre vado a presentare le borse che sono state richieste, allora qui abbiamo un coccodrillo con la particolarità di avere anche la sua tracolla regolabile, già giusta da indossare in questa dimensione, con questa misura, ma se no, se volete, potete anche allungarla. È bellissima perché è di un raro colore bordeaux, ha una tasca anche esterna, dopodiché la borsa è tutta fatta a mano, guardate, con la sua anche pattina che si apre così. La borsa dentro è perfetta, abbiamo uno scomparto qui, uno scomparto qui, dentro un altro scomparto e poi uno esterno e poi qui ancora un altro. Quindi qua ci troviamo davanti a un pregiato coccodrillo di lusso degli anni 40. Allora, introvabili, perfetto, tenuto benissimo. Fuori lotto le borse, sono tutte fuori lotto, tartaruga a 500 euro la richiesta. Sì, la tartaruga, sono tutti pezzi unici. Allora, confermato Elisab, in seta pura, complimenti signora, è una meraviglia di foulard, proprio un tripudio di colori, fantastico. Allora, la dimensione di questa bellissima borsa è quadrata, quindi anche la forma è molto rara, è di 24 cm per 24 quadrata. Coccodrillo vero, autentica, perfetta, una borsa di design che con 500 euro potrebbe essere vostra e avrete una borsa iper fashion, ultra moderna, un distintivo di eleganza. È sempre più difficile trovare borse vintage pregiate perché si trovano quasi tutte rovinate. Queste sono perfette, noi quando ve le presentiamo, solo se sono perfette ve le portiamo, le compriamo, altrimenti non le valutiamo neanche. Un altro pezzo di pregio per il colore, questa è stata richiesta, e per le dimensioni, perché appunto questa è una collezione di borse di mia mamma, della sua collezione, che ve le porta, me le ha date. Qui abbiamo una rarità perché abbiamo sia tartaruga che coccodrillo, la parte davanti è tutta in tartaruga e la parte dietro è tutta in coccodrillo. Bellissima, vedete, fatta rettangolare, in questo color miele, rara, la richiesta per questa borsa rara è di 300 euro, sempre fuori lotto, 300 euro, ve la apro, dentro è tutta in camoscio e è proprio uno sfizio, anche perché, vi dicevo, è tornato molto di moda, quindi è molto ricercato il vintage, per vari film che fanno anche in televisione e appunto per delle serie che fanno importanti, dove appunto hanno lanciato un po' la moda ancora di nuovo, anche se c'è da molti anni, del vintage. Questa è una coccola, è tutta in pitone, è tutta, vedete, plissettata, con la taschina plissettata, è veramente sfiziosa, a soffietto. Quindi abbiamo tre scomparti, anche questa all'interno è perfetta, abbiamo una tasca con la cerniera perfetta che si chiude qua, doppia chiusura e è perfetta anche nelle condizioni, naturalmente deve essere anche perfetta nelle condizioni interne. Dopodiché abbiamo la sua bella tracolla che anche questa è formata così, vedete, da un doppio nodo. Tutta originale, è proprio da collezione, queste sono tutte borse da collezione e anche questa tutta in pitone, la proposta è di 300 euro. Straordinaria borsa di una fattura, di una bellissima lavorazione. Le scrivete voi, vero, la descrizione per dopo se le clienti le cercano. Ecco, queste le mettiamo qua. Allora, ripeto, coccodrillo quadrata rara bordeaux 500, la borsina di pitone rara a 300 e la borsa in tartaruga color miele sempre a 300 euro. Sono tutti pezzi da collezione. Ora veniamo sempre ai gioielli, che ne ho portati tanti anche di belli.
Se volete vi ho portato il bracciale, quella lì non c'è più, ma quindi non la facciamo più vedere. Allora, vi ho portato il bracciale che farebbe la parure con l'anello che è stato presentato prima. Anche qua vi faccio un prezzo speciale, è il lotto numero 33 e i bracciali di Canzian di questa manifattura, di questa bellezza, sempre sempre costano sui 160, 180, anche 200 euro. Oggi ve lo metto in promozione, guardate com'è fatto, vedete, è una foglia, come se fosse una foglia vera, che trattiene poi questo mazzo di fiori, questa opera di naturalistica di stile appunto botanico. Lotto numero 33, allora da 180 euro, la signora potrebbe farsi la parure visto che c'è questo sconto, facciamo l'ultimissimo prezzo a 130, lotto numero 33. Allora, voi sapete che potete telefonare, potete ordinare al numero nostro che è lo 0461 17 80 606 in diretta, che è il numero anche di telefono della ditta Ofelia, che ci troverete tutte le mattine dalle 9 alle 12 e poi pomeriggio su WhatsApp. Lo stesso numero è lo stesso che potete anche mandare i messaggi con WhatsApp e fare le vostre richieste. Quindi fatevi la fotografia di questo. Noi abbiamo un appuntamento settimanale solo di 2 ore alla settimana e poi per una settimana intera non ci vediamo più. E siete sempre puntuali anche voi a ricordarvi di questo appuntamento che è imperdibile. 130 euro il sabato, anche domani naturalmente, e dalle mattinee di Ofelia da mezzogiorno alle 2. Non sempre facciamo la diretta, però vi avviserò anche lì quando faremo le dirette. Quindi 130 costa come l'anello, perché costava l'anello 130 euro. Quindi lo sconto che è stato fatto sull'anello ha fatto in modo appunto che sia stato scelto. Adesso a questo punto qua mi aspetto che un bracciale da 180 di questa bellezza pagato come un anello venga prenotato. Altrimenti, di una bellezza estrema, c'è anche questo che è fatto con lavorazioni tipo, vedete, a tubolare, sempre tutte lavorate a mano, dove poi si intersecano queste altre lavorazioni, tutte in catenella, sempre con le saldature a cera persa che girano tutte intorno al bracciale, e anche questo è a motivi naturalistici, vedete, ci sono le foglie, ci sono i pistilli. Anche questo è meraviglioso e anche questo per lotto numero 30 da 160 euro. Possiamo fare l'ultimo prezzo e 110 euro di questo faccio. 110 euro, è regalato, mi sono forse sbagliata. Stupendo anche come colore, perché andrà molto l'azzurro anche in autunno e inverno. In effetti la camicia che indosso io l'abbiamo fatta in colore carta da zucchero, sempre con i bottoncini madreperla, quindi vedete come anche l'azzurro sarà la tendenza moda per l'autunno e inverno prossimo. Quindi anche se voi prendete e avete tutti i gioielli sull'azzurro, sappiate che li potete indossare, perché la moda ci creerà questi bei outfit anche per la stagione prossima. Prenotato per il fiore, rimaniamo su questi bellissimi colori con una splendida Chanel tutta in ametiste. Le ametiste sono molto grosse, potete vedere appunto le dimensioni, saranno 20 mm, bella la catena, è tutta in argento rosato, molto pesante. Hanno ancora i prezzi di prima che questi ultimi, diciamo, questo ultimo mese continua a aumentare sia l'oro che l'argento. Stupendi colori, belle perché hanno questa lunghezza che potete metterle sia sulle vostre belle camicette oppure anche doppie. Guardate anche questa, la bella lavorazione doppia così di catenella che crea questo bel gioco con questi bellissimi colori in armonia con agate e azzurre e ametiste, anche portata doppia. È molto particolare, anche questa ha uno sconto per voi riservato molto vantaggioso, se considerate che è una collana lunga, sarà un 100 cm, vediamo se le ho dato a Ruben le misure, è il lotto numero 20, vediamo se per caso te le ho date, lotto numero 20, no. E vabbè, allora le prendiamo in diretta e facciamo allora l'ultimissimo prezzo da 180 euro,
Vediamo. 80 cm di lunghezza, quindi una bella collana lunga che diventa due fili abbondanti con belle catene. A 120, allora l'ultimo prezzo che vi posso, buono che vi posso fare per una collana così preziosa, è di soli 120 euro. Stiamo parlando di una collana tutta montata in argento. Rimanendo anche su questi bei colori, ho portato la meravigliosa collana Carillon con giada rosa, e poi abbiamo agate, giada verde e ametista, modello di Jadan, lotto numero 18, qui c'è il prezzo del modello Carillon. Anche questo è l'ultimo prezzo che posso farvi, da 2,50. E guardate che proprio perché è l'ultima, ne avevo due, una è stata prenotata e ora è rimasta solo questa, facciamo 150, proprio sotto prezzo da matti, perché in gioielleria non vi faranno mai da 2,50 a 150 euro, neanche 10 euro di sconto vi fanno. Quindi questa approfittatene, perché anche qua come colori siamo al massimo dell'eleganza, della luce, della raffinatezza. Cartellino e firma Jadan e Carillon con giada ametista e, scusatemi, il verde è il crisoprasio, quindi ancora più preziosa. Poi vi ho portato questo spettacolare bracciale, anche questo è in promozione. Questo qua pensate che è formato da ametiste e giade verdi di tagli diversi. Guardate, innamoratevene, perché è tutto in argento. Il prezzo che vi farò è assurdo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fili. Meraviglioso come colori, vedete, da abbinare sempre all'autunno-inverno prossimo. Abbiamo il modello Must che ve lo sconto a 150 euro. Guardate i fili che ha. Allora, modello Must è il lotto numero 23. 150 euro, sono 9 fili, eh. Guardate che colori, guardate che fascia di bracciale. Questi sono i bracciali belli firmati Jadan, con questa bellissima montatura, e sono, vedete, tutti con argento, con la pallina d'argento appunto che porta la firma della G di Jadan. Innamoratevi di questi colori, sono tutte giade, ametiste, meraviglioso. A 150 euro, una mano d'opera, costava 2,50, anche questo qua. Poi, rimanendo sempre su queste tinte affascinanti, sì, pian pianino, vi faccio vedere gli orecchini, sempre in giada, per questi colori meravigliosi, giada leggerissime, tutti montati in argento, e Must da 99 euro, il lotto numero 36, li sconto a 80 euro, che già 99 euro era un prezzo eccezionale. 80 euro per questi meravigliosi orecchini della collezione Must, tutti in giada con dentro questi meravigliosi colori. Poi mi è rimasto un anello in giada, anche questo della collezione Jadan, prezzo di vendita 99 euro, quindi capite che questo a 150 è regalato. 80 euro la richiesta, sempre tutto G di Jadan montato in argento. Regolabile come misura, nel senso che va bene a tutte, affascinante anche qua, colori da mettere a contrasto, gioielli veramente particolari che denotano sempre una nota artistica e qualcosa di importante. Il prossimo anno, prossima stagione, sarà veramente una stagione ricca di accessori. La giada verde è il lotto numero 37, l'abbiamo scontato a soli 80 euro. Bevo un goccino d'acqua. Corri pure Ruben sulle bellissime proposte che abbiamo fatto. Borsa di una firma importante, anche qua siamo fuori lotto, è tutta in pelle, la prossima stagione è tutta pelliccia. Io l'anno scorso vi ho mostrato questa collezione che era un anticipo quasi della moda. È una firma importante che tratterò anche quest'anno, che è la Giorgia Milani, fa delle borse meravigliose. La borsa, vedete, è tutta fatta a mano, potete regolarla per i manici che possono diventare più lunghi o più corti. Giorgia Milani, stupenda
ditta che lavora solo per lami pregiati. Attenzione, costava 220 euro, era stata scontata a 100, ora ve la lascio. Potrebbe essere stata presentata come nuova in collezione, sono sicura che le rifaranno, a 80 euro. Una borsa in ecopelliccia, fantastica, morbidissima, molto capiente per le donne che amano portare anche tante cose. Stupenda portata anche proprio con il nero, con questi colori, esatto. Meravigliosa. È tutta fatta a mano, tutta fatta a mano. Giorgia Milani fa delle borse fantastiche, questo è il marchio Giorgia Milani. Ve la metto a 80 euro, pezzo unico. Allora, rivediamo un attimo la vetrina prima di toglierla. Meraviglioso bracciale, lotto numero 30 da 160, scontato a 110, Canzian. Favoloso questo bracciale, è una scultura cera persa, questo lo mettiamo qua, l'anello è stato confermato, favolosa la collana in questo meraviglioso e delicatissimo elegante colore, fantastica, che l'abbiamo scontata a 150 euro, te li lascio qua Ruben così ogni tanto riesce a presentare. A far vedere qualcosa, e questa Chanel stupenda a soli 120 euro da 180, che è già un buon prezzo, una Chanel tutta in pietre ametiste di questo calibro, di questa grandezza, con tutto questo argento, è una Chanel che in gioielleria soltanto si può trovare, perché appunto i materiali sono preziosi. Splendido gioiello, sempre firmato Canzian. Anche qui abbiamo un colore affascinantissimo, che è questo azzurro acquamarina, con questa bella montatura, particolare, un po' moderna anche, bellissimi tagli. La borsa è confermata, grazie, guarda che chic che è. Anche qui abbiamo una bellissima catena che trattiene il gioiello. Allora, la borsa è un pezzo unico, 80 euro, fatta, bellissima veramente. Lotto numero 32 da 130 euro, facciamo cifra tonda, facciamo 100 euro. Costano gli anelli con questa lavorazione, che sono un po' più piccoli, 75 euro. E in più qua c'è la collana, che se volete la potete anche staccare e utilizzarla per altre collane, altre catene. E il ciondolo magari potete anche inserirlo, se volete, no, forse no, non si può togliere. Il ciondolo si può comunque inserire, se vi piace molto particolare, anche con un bel cordoncino. Comunque questa è la sua, è nato così e muore così, meraviglioso. Con questi affascinanti colori dell'acquamarina, con questa lavorazione pregiatissima, tutto sempre firmato Made in Italy, handmade, tutto rigorosamente fatto a mano. Di questa collezione fatta a mano da Jadan, della Farfalla, ha fatto anche il fiore. Questi sono dei prototipi che poi non ha potuto realizzare perché sono dei pezzi unici, naturalmente. Chi è che trova, chi è che riesce a fare una pietra a forma di fiore? Spettacolo puro, abbiamo questo meraviglioso anello con un'ametista vera, tagliata così a briolet, un gioiello veramente firmatissimo. Lotto numero 15, anche questo va a 180. Spettacolare questo viola intenso, questo viola vellutato. È meraviglioso. 32 circolari. Ok. Guardate la montatura. Sarà un numero 14, 13-14. Fantastico. No, mi spiace. Poi sempre su queste tonalità vi ho portato gli orecchini. Anche questi sono dei pezzi straordinari. In giada e quarzo rosa.
grandi, veramente. Quarzo rosa all'interno e tutta giada, montati tutti in argento. Anche qui questo colore delicatissimo me li metto a 120, prezzo super scontato. Orecchini a goccia in giada e quarzo rosa e quarzo, scusa, giada e quarzo rosa, lotto numero 20. Tutto argento, eh? Ma chi è che ha un paio di orecchini così? Meravigliosi. Guardate che delicatezza, questi colori malva, questi colori spettacolari di questi orecchini fantastici. Ok, adesso vi devo far vedere le camicie. Allora, il modello che indosso io, allora io di camicie ho fatto 3 misure, di quasi tutte. Poi prendiamo le riserve, se arriviamo a un minimo di quantitativo che può andare in produzione, allora sì, però ve lo devo dire perché vi devo chiamare, insomma, devo arrivare a un numero. Da un certo numero di, a un certo quantitativo, che sono ben parecchie. Allora, le camicie di tendenza per la moda autunno-inverno 2024 e 2025, mi fa male dirlo, è pazzesco pensare al 2025 già. Ma 4 mesi. Solo 4 mesi per arrivare nel 2025. Allora, quella che indosso io. Colore meraviglioso. Allora, sapete che una bella camicia si vede a occhio nudo e può fare davvero la differenza. Per gli amanti delle camicie, naturalmente, vi presento questa collezione, Crosspoint. Abbiamo un marchio che è il top per quanto riguarda il suo marchio, ma soprattutto per firme. Lui lavora per delle firme famose. Allora, le camicie di Crosspoint sono un must have, sono davvero irresistibili, hanno sempre ogni anno dei dettagli che le differenziano, quindi cambiano i colori, cambiano i modelli e quindi ogni anno è per quello che se ne ha una collezione negli armadi. Perché prima non si rovinano mai, si lavano e non serve neanche stirarli. Secondo, sono così belle, sono così eleganti, sono così sempre nuove, anche quelle vecchie, perché comunque i modelli sono sempre attuali, che viene sempre voglia lo sfizio di prendersene una. Quindi anche se sono camicie, ma che camicie! Allora, veniamo con questa ruba, mettiamo fuori la scheda tecnica, che è il lotto numero 155. Quindi una bella camicia in grado di vestirsi nella sua semplicità, sempre, e può essere il fulcro sempre del nostro outfit, a patto sempre che sia di buona qualità. E quindi... E i colori intensi che ho scelto per questa tonalità appunto intensa per l'autunno-inverno, e poi appunto l'abbiamo vista anche, c'è anche in azzurro, e poi vi farò vedere l'altro colore non colore che ho scelto, che è di una raffinatezza unica. Allora abbiamo la 42, che è 96 di seno, 100 di fianchi. Ho voluto prendere anche questa taglia perché me le avete chieste voi, non tutte hanno 46-48, ma c'è anche chi ha di meno. Quindi abbiamo la 42 che è 96-100, la 46 che è 104-106, che è quella che indosso io, e arrivo fino alla 50 che è 110 di seno, 112 di fianchi. Lunga 70, la richiesta è di 120. Collezione nuova, con le viscose nuove. I bottoncini sono tutti applicati, vedete, sono tutti proprio con le loro asole, e fatte a mano, e sono veramente sfiziosissimi, vedete, volendo si possono anche aprire, non sono finti, hanno tutte le loro asolette. Allora, in questo colore, che è la numero 155, e poi lo stesso modello c'è nell'azzurro, carta da zucchero, meravigliosa, anche perché questo è un colore che piace sempre. E soprattutto l'ho visto abbinato tantissimo in autunno con i marroni, andranno tantissimo i marroni, quindi l'azzurro cielo va a proprio esprimere tutti i cuoio, tutti i colori marroni. È il lotto 154, quindi io ne ho solo due per taglia,
finiscono subito e non so se si possono riavere perché devo raggiungere un certo quantitativo notevole. Io le pago molto, quindi insomma è un investimento pazzesco, oltre che bisogno di spazio per avere più di due modelli per taglia. Allora, 42, 96 di seno, 100 di fianco, 46 sempre nell'azzurro, carta da zucchero, 104 di seno, 106 di fianchi e nella taglia 50 ho fatto anche che veste un bel 110. Allora, io per esempio, che ho una 98, mi sono presa la 104, prendetele che siano sempre almeno 4-5 cm più grandi della vostra taglia. Ecco, vedete questo azzurro meraviglioso, come sarà bello poi metterlo con il viola e naturalmente poi lo abbinerete con i marroni, con i colori invernali. Azzurro, guardate come sono le camicie, guardate come sono i dettagli, tutti i bottoncini in madreperla, tutte plissettate anche le manichine, tutta plissettata anche la manica, vedete il plissè è tutto sulla manica, sono proprio camicie super sartoriali. Meravigliose, guardate poi come sono, cioè proprio chi ama la cross point a occhi chiusi si rende conto. Queste sono camicie che andrebbero vendute sui 160 euro di questa nuova collezione. Tutto made in Italy e tutta viscosa naturalmente. L'altro colore che ho scelto che è bellissimo è questo, è un color ghiaccio. Guarda che raffinatezza. Comunque tante amiche ti danno ragione, adorano. Grazie Ruben, così dicono, ah, sì, adorano, ah, vado a leggermelo questo commento allora, meraviglia di Ofelia, buon pomeriggio a tutte voi, grazie la Mirta, che saluta anche le altre clienti, e la Roberta dice che è carina Lorenza Riccia, allora io sarei Riccia, voglio ritornare Riccia, non mi voglio più far lisciare i capelli perché io sono Riccia naturale, da quando sono piccola. Adesso ho detto voglio ritornare Riccia, però purtroppo i capelli si sono un po' rovinati a fare le pieghe sempre, allora sarà un po' difficile che i miei bei ricci tornino come prima. Poi sono anche più vecchia, quindi vedremo cosa succederà. Beh, piccolo dettaglio. Non è permanente, sono i miei. La signora Bruna non ha ricevuto il mio lotto, devo verificare. Come mai? Mi sembra che l'ho spedito. Ben trovata Lorenza, buona trasmissione, buona visione a tutte, buongiorno, darò tutto ciò che propone SM. Allora, questo colore è stupendo, questo è proprio di uno chic, e questo colore è l'856, che bello che è. Ho voluto scegliere perché c'è anche color camel chiaro, questo è proprio perfetto, è un grigio perla. Grigio perla. Sono le camicette che le vedete indossate alle presentatrici che fanno i telegiornali. Io più di una volta ho visto le camicette che vi presento io della Cross Point. Magari non sono, ma sono fatte per altre firme. Bon. Questo modello, adesso ve ne faccio vedere un altro di questo colore che io ho adottato appunto per colore forte, in un'altra forma che io adoro, che è meravigliosa. Vediamo se vi piace anche a voi. Tutta plissé blusa, sempre con questi dettagli di queste maniche meravigliose. Guarda che bella che è questa camicia, tutta plissettata, bottoncini dietro scomparsa, è una blusè, bellissima, bellissima. Allora questa qui è l'850, sempre a 120 euro nella collezione nuova. Io ve le avevo presentate l'anno scorso a 90 perché era una collezione che mi ha fatto meno, perché era un lotto che non aveva acquistato, che non gli aveva dato a un'azienda che non pagava e quindi non l'ha ritirata e non gliele dava più. Perciò è per quello che le avevate a 90, ma il suo prezzo della collezione delle camicette Cross Point autunno inverno sono dai 120 in su. Allora, 150, qua abbiamo due misure, ho fatto perché siccome non ha la manica, non ha la spalla, quindi vanno bene, per esempio questa che è una 46 va bene anche chi ha una 100. Quindi questa qui io ho fatto una misura massima che è la 46, che veste da fino a 108 e fino a 110.
E poi ho fatto una più grande leggermente, che è una 48, che veste fino a 112 e fino a 116 di fianchi. Quindi due taglie che ci stanno dentro, due forme di donna, una la prima taglia dalla 98-95 fino alla 106, metti, e un'altra taglia che va anche sempre bene da una 100 in su. Quindi voi vedete in vetrina le taglie massime di vestibilità. Non ha le spalle, il segno delle spalle, che questa ha, che sono sempre perfette in base alle taglie, proprio cadono a piombo, sono a pennello proprio. Anche perché vedete questa che particolare, col plissé così, che bene che sta, come è proprio particolare nei dettagli, sono stupende. Questa qui sempre a 120. In due colori, questo, e poi cosa potevo fare su questa camicia, diciamo, moderna, grintosa, per fare dei colori particolari. Cosa va di moda il prossimo anno? Il prossimo inverno, ma che punto di rosso! Spero che lo vedete bene come è in realtà, perché è un rosso tipo Bordeaux, meraviglioso, affascinantissimo. È il lotto 151, di questa mi è arrivata anche la taglia 44, che dell'altra forse mi arriverà, intanto non ce l'ho perché mi è arrivata la prima tranche. È in questo meraviglioso color cardinale, che colore è? Un rosso? Io non lo so, sono i colori Pantone. Comunque lui usa i colori Pantone della moda, autunno-inverno di quest'anno, in estate usa quelli dell'estate. Allora, meraviglioso punto fantastico di rosso inverno, e 44 veste 102-106, 46 veste 108-110 e la 48 fino a 112-118, quindi qua abbiamo anche la taglia più piccola. Per quelle un po' più minute abbiamo la taglia 44 che veste fino a un massimo di 102. Le maniche naturalmente scendono come questa, sempre creano questa arricciatura quando sono giù, vedi, con poi sempre i dettagli che le rifiniscono. Ecco, questo è il modello per ora che vi posso presentare, che ho fatto in questi due meravigliosi colori. Quindi sempre questo bellissimo viola e sempre questo bellissimo rosso, importante, bellissima questa con le perle. Quest'inverno sarà l'anno delle perle, quindi le perle su questo colore. Chanel ha fatto vedere tutto perle e soprattutto anche l'oro, i dettagli dorati su questo colore sono meravigliosi. Poi veniamo alla camicia bianca, che io ogni anno in modo, diciamo, nella versione chic elegante mi piace sempre avere, e quindi vi do la camicia importante, ve la do in bianco, una camicia così sicuramente non avete mai vista, è una camicia da sfilata di moda, questa è la sua manica importantissima, vedete, stupenda, tutta plissé, e su è semplice, con la sempre la sua bottonatura a scomparsa, ma finisce con il collo sempre tutto, il collettino sempre tutto arricciato. Meravigliosa anche questa, con dietro vedete le pants, cadono a piombo, sono proprio spettacolari. E questa qua l'ho fatta in due versioni, l'ho fatta nella versione classica del bianco e nella versione classica del color blu, che è quest'anno va di moda questo color zaffiro, vedete? Non è un blu scuro, ma è proprio un colore blu zaffiro. Allora, 152 in bianco, dalla 44 alla 48, allora abbiamo per vestire 102 di seno, 110 di fianco, 110 di seno, 114 di fianco, la 46, la 48, 114, 118 e la 50 anche che fa, no, finisce con la 48. Elegantissima, questa è una camicia da 180 euro quando vengono fatte e firmate per le firme importanti. Nella blu abbiamo la versione lotto 153, sempre la 1,44, 1,46, 1,48. No, è un color zaffiro. Ah no, ottanio è tutto un altro colore, tira più sul... Esatto, più sul petrolio, questo è proprio un bel blu zaffiro, zaffiro blu. Lotto numero 153. E poi vi ho portato due fantasie.
non di poliestere, sempre di viscosa, meravigliosa. Sempre con la manica molto importante, con i polsini molto grandi e con questo motivo fiori e foglie. Nella variante raso di viscosa, quindi molto lucida, molto bella, con i bottoncini sempre in madreperla del colore blu, sempre in madreperla. È il lotto numero 158 e anche qua ho cominciato dal 44, che di solito non le faccio mai, me le avete richieste voi, ho detto boh, le ascolto, vediamo cosa succede. E dalla 44, che veste 96 di seno, 100 di fianchi, alla 46, che veste 100 di seno, 104 di fianchi, mi fermo alla 48, questa è una camicia che veste piccolo, e 104 di seno, 110 di fianchi. Nella versione così è stupenda e poi ce l'ho anche elegantissima nella versione, sempre collezione autunno-inverno, nella versione bianca e nera. Non è bianco ma è un grigio perla e nera. Eccola qui nel lotto numero 157, dalla 44 alla 48. Stupende, guardate i colletti, guardate che razza di camicia. E qua è sempre cross point, sempre raso di viscosa, vedete le etichette, e soprattutto sartoriale fatta in Italia. Purtroppo le ditte italiane una dopo l'altra stanno sempre di più avendo delle difficoltà terribili per colpa della fast fashion, per colpa dei grandi magazzini, per colpa le cose belle non vengono più fatte, per colpa del voglio spendere poco, le cose belle è sempre più difficile trovarle. Se si vuole una bella camicia che si capisca, che sia una bella camicia in grado di vestirsi bene nella sua semplicità, sappiate che la camicia è il fulcro del nostro outfit. Poi voi potete metterci sopra una mantella, un gilet, un bel piumino, ma la camicia vi veste sempre, anche perché poi con sopra un cardigan vi vestite a strati, un must have. Veramente una bella camicia si vede anche da lontano e a occhio nudo. Questa è un'anteprima, dopo me ne arriveranno anche delle altre, però non so quando. Intanto vi ho proposto queste. È già stagione, io l'ho messa, è già stagione, quindi io me ne sono fatta arrivare. Purtroppo quando voi avrete voglia di prendervele, magari sarà tardi perché sono finite le taglie, quindi io ve le voglio fare anticipatamente, così forse sono anche in tempo, se arrivano più richieste, che abbia ancora un po' di materiale, perché le collezioni della Crosspoint si fanno di stagione, la stagione prima per quella dopo. Non posso prendere gli ordini. Vi ho chiesto se qualche camicia mi arrivasse la richiesta, magari anche di taglie più grandi, io chiedo, però devo arrivare a un certo quantitativo e quindi non ve l'assicuro. Intanto ho queste. Allora, 158, 157 in chiaro. Ecco. Per ora ho fatto questo anticipo, spero che abbiate visto bene, eventualmente dopo alla fine della puntata cercherò di farvi avere magari farvele rivedere. Intanto questa è la prima tranche di camicie, poi qualcosa sempre ne arriverà, i prezzi però saranno sempre questi, non aspettatevi di meno. Invece volevo farvi vedere queste che ho della Mizu, le ho tirate fuori perché stavo facendo un po' di ordine per far spazio alle cose nuove e sono attualissime, sono della Mizu in viscosa, in calda viscosa, col tartan che per il resto va sempre molto di moda. Se volete prendervele, io ve le metto a metà prezzo. Lotto 113, mi è rimasta una bella 48, che veste un 116 di seno, però vanno portate larghe, sono delle felpe, quindi non spaventatevi se il 116 vi sembra grande, va bene anche a me che ha un 100, perché sono a pipistrello. Io ve le metto a 50 euro, quindi vi conviene, secondo me, averle lì, perché sono troppo belle, con la tasca vera, credo, aspetta che non vi dica una bugia. No, la tasca è disegnata, però c'è il suo bottone come se fosse vera. Il colore è il colore che va di moda quest'anno, quindi attualissimo, vedi che è sempre il colore in gradazione. E è rimasta anche una bella 124 di seno, 124 di fianchi. Questa è la Mizu caldissima dell'inverno scorso, 63% poliestere, 45% viscosa.
è una felpa della Mizu, sempre una bella azienda che lavora in Italia, che fa delle cose particolari. Poi ce l'ho anche in verde, che è il colore di stagione, ma guardate come sono rifinite con tutto il plissettino, vedete? Finisce proprio col suo plissé, con queste belle sfumature. Il tartan è sempre un classico che va sempre. Nella versione verde costavano 120 euro, quindi sono meno del 50%. Nella versione verde ce l'ho in taglia, dovrebbe essere il lotto numero 112. E le taglie le hai tu, Ruben, perché io forse ne ho su troppe. Allora ho sempre la 48, 116 di seno e la 50, ma sono felpe da portare larghe e sono lunghe 60. 50 euro a sto punto qua, potrei tirarle fuori e hanno lo stesso valore, cioè non è che sono cose belle che le stanno rifacendo queste cose qui, sono troppo belle, eventualmente sapete che a 50 euro sono vostre. Poi sempre sua della Mizu, ho questa che è la 109, sempre della Mizu, bellissima, con questo lurex sul collo e questo fucsia, è il lotto 109 e anche questa è una misura che veste fino a 110 di seno, 110 di fianchi, è una 48 con il disegno delle tasche, ma sono finte, ok, è un vezzo diciamo, sfiziosa, e anche questa qua ve la metto a 50 euro, lotto numero 109. Poi ho trovato anche questa bellissima, che è un sottogiacca della Zoe, anche qua particolare, adesso arriva quella nuova, saranno sempre colori molto accesi, molto particolari, questa Zoe in viscosa, divertentissimo, abbiamo il lotto numero 107, è rimasta questa taglia qua, superstite, questa XL, e colore arancio e azzurro turchese, e anche questa qua ve la metto al prezzo di costo 50 euro, e lotto numero 107, è una 100 di seno, 100 di fianchi, lunga 60, perché no, a questo prezzo qua, un po' di sconticino. Anche questa bella casacca della Midi con questo bel verde, questo bel viola, questo ramage, questo bluette, con le sue belle maniche, lotto 234, da 68 euro, anche questa qua vi faccio un prezzo proprio anche qua stagione scorsa, facciamo 40 euro dai. Il lotto 234 ha una M, 94 di seno, 100 di fianchi e un XL, 106 di seno, 108 di fianchi, è lunga 63 cm. È molto bello, è in raso, la midi, e qui abbiamo poliestere viscosa e la stenna. Questa è una piccola palette così proposta di collezione in promozione. Ora vi voglio far vedere, visto che il prossimo anno andranno veramente, la prossima stagione, sempre le perle, vi faccio vedere le ultime collane in perle che ho montato, che ho a disposizione, poi dovete aspettare un po' perché stiamo preparando le nuove collezioni per fine settembre. Allora, splendida, questa qua è una bellissima collana Chanel, vedete poi, come vi dicevo prima, le perle come in inverno illuminano i colori, guardate sul bordeaux, che meraviglia. Allora, questa è una collana di perle, montata in argento, che vi fa anche i tre fili, perché è bella lunga, la potete mettere a tre fili come un collettino intorno al vostro viso, 110 centimetri, quindi no, fa due giri, perché sono almeno 40 stretti, ce la facciamo, tutte perle vere, coltivate, e lotto numero 1, Ruben, allora qua faccio lo sconto, da 160 euro vi faccio un prezzo eccezionale di 100 euro. No, mi sono sbagliata, scusa, 120, no, non posso, 100 euro.
praticamente è come pagarla 40 euro al filo, è tutta in argento, perché arrivate a fare tranquillamente due fili lunghi o tre corti intorno al collo. Tre arrivate a farveli, se avete un collo normale. Ecco, questa è la richiesta. Bellissima. E poi questa qua costa, perché è importante perché ho messo degli elementi in argento tutti sfaccettati, molto belli, molto particolari, di forme diverse, ce ne sono di più grandi e di più piccoli. Le perle sono enormi, no, è finita, e sono bellissime. Anche qua posso farvi l'ultimo prezzo, lotto numero 2. Questa costerebbe 210 euro. Io ve l'ho scontata la prima volta che ve l'ho fatta vedere, ve l'ho fatta in promozione a 180. Meno che posso fare è 150, perché è grossa, è stupenda questa collana. Posso fare 150 euro. Guarda che collana. Che raffinatezza. Allora il 13 cos'è? Ah, vediamo se c'è ancora qualcosa. Guarda che perle. Allora a 150 euro è una collana super, questa. Super importante, super preziosa. Poi ho questa divertentissima, che è una collana che abbiamo montato con delle perle vintage veneziane di vetro. Con tutti, fuori lotto questa Ruben, con tutte gemme, pietre naturali. E quindi di questa vi posso fare l'ultimissimo prezzo. È lunghissima, è meravigliosa. Sarà 2 metri. Vi posso fare l'ultimo prezzo, 150 euro. Con tutti i quarzi rosa, ametiste e preniti, e le perle sono tutte veneziane in vetro, poi gli fate un nodo magari, in vetro madreperlato, sono vintage, bellissime. 150 euro la richiesta per questa meravigliosa, importantissima collana. Te la metto qua, Ruben, se vuoi riprenderla bene, è fuori lotto, molto particolare. Poi, attenzione, la settimana scorsa abbiamo venduto quella bellissima collana importante con i quarzi, e ringrazio la nostra cliente che se l'è presa. Questo è l'altro modello, è bellissima anche questa qua, mettiamola sul collo. Qui abbiamo in fondo questo meraviglioso color calcedonio, che va a vestire con delicatezza la parte davanti della collana. Poi su e su ci sono degli elementi delicatissimi, sono delle gocce in quarzo rosa, e su in cima ci sono dei bellissimi quarzi lemon. Questa è anche nuova, un colore delicatissimo. Cercavo i miei Scottex. Lidia, mi puoi portare un pezzo di Scottex? Boh, non so dove è finita. Allora, questa collana meravigliosa, elegantissima, andrebbe venduta a lotto numero 6 a 240 euro. Grazie, Lidia. L'ultimissimo prezzo che vi posso fare è 180 euro. Abbiamo questi meravigliosi, queste meravigliose amazzoniti di 15 mm, tutte sfaccettate. Le gocce, che di solito le usano per fare degli orecchini, sono di 12 mm. E poi abbiamo un bellissimo gancio d'argento e una bellissima gradazione di pietre. Anche qua guardate la raffinatezza, la delicatezza nel indossare questa bellissima collana, pezzo unico. A 180 euro, la magia delle pietre eleganti. Ci sono anche degli elementi importanti in argento, a spicchio, vedete? A
a spicchio di melone, che, e tutte le cupiglie naturalmente sono in argento. Guardate la raffinatezza. Da indossare rigorosamente con azzurro. Questa è l'eleganza. Qual è la prima che hai presentato? Questa. Di tutta perle è questa che costava 160 che ho fatto 120. Quella lì va in conferma. È meravigliosa anche con questa gradazione. Questo grigio perla è stupendo per tutti i colori, non solo per questa. Questa è una base, questa camicetta ha una base per far risaltare tutti i vostri gioielli. Se non l'avete ancora presa, fatelo, perché questa che indosso io, di questo colore, è elegantissima. Guarda. O con le perle. Mamma mia. Stupendo. Pian pianino stanno finendo, eh? Vi ringrazio. Poi, sempre elegantissima Chanel. Anche qua vi faccio uno sconto, sono le ultime. Un bellissimo modello, elegantissimo, con agate azzurre e perle molto importanti, di dimensione. È il lotto numero 16, è lunga 116 cm. E anche questa qua arrivo a farvi uno sconto pazzesco, veramente. Facciamo da 160 euro, l'ultimissimo prezzo, la vediamo sul bianco. Sempre indossata a un filo che doppia, 100 euro vi faccio l'ultimo prezzo, non mi pagate neanche l'argento. Neanche le perle, poi è bellissima, se volete portata anche doppia, è molto chic. 100 euro questa, 100 euro questa. Ne ho portate diverse Chanel, perché adesso è l'anno della Chanel, eh? Poi guardate, è ora di indossare le Chanel, soprattutto in inverno, in collezione autunno-inverno. L'estate prediligo le collane corte, mentre in inverno prediligo le collane lunghe. Anche qua io la vedo molto sull'azzurro, questo bar rosa, anche qua ha un colore elegantissimo, è un rosa cipria dato da questo diaspro rosa e quarzi rosa. Così bene, guarda come vedi la viscosa, che bella che è da vicino. Allora, anche questa montata in rosato, perché secondo me il rosato gli dà una bella luce, una bella un colore caldo, insomma, con questo colore. E anche questa è lunga un metro, dovrebbe essere 110 centimetri, diaspro rosa, è il lotto numero 3. Anche questa facciamo l'ultimissimo prezzo, facciamo anche questa a 100, facciamo l'ultimissimo prezzo, anche questa regalata a 100 euro, calcolate che la potete indossare doppia. Una bellissima, un elegantissimo colore abbinato ai quarzi rosa, da mettere anche con i colori cipria, e sono colori appunto che si adattano sempre un po' su tutto. Anche questa è fuori lotto, e ce l'ha in due colori, la borsa in camoscio, morbidissima, anche quest'anno sarà un po' anche lo stile. Lo chiamano un po' hippie, si chiama in gergo moda boho style, questo stile. E quindi questa bellissima borsa che va portata anche con la sua bella tracolla lunga, vedete? Morbidissima, è tutta fatta a mano, artigianale. Guardate come sono fatte i manici. Poi la borsa ha due aperture, e da una parte e anche dall'altra, e dopo si unisce l'apertura con la cerniera, si unisce in centro per creare, vedete, se volete, le frange, così che vengono messe in centro, una frangia anche davanti
con una bella taschina davanti. Anche qua Ruben è fuori lotto, facciamo una bella promozione, se trovo il prezzo, ce l'ho forse sull'altro, che è bellissima anche l'altra, con questo colore, questo è già l'anticipo dell'autunno-inverno, che poi comunque il camoscio va sempre, va tutto l'anno. Allora, queste qua costavano 110 euro, vi faccio l'ultimo prezzo, l'una per l'altra a 80 euro. Cioè, o in colore beige o in color cuoio. 80 euro in beige o cuoio. Stupende. Allora, la collana in perle fuori lotto e la numero 2. Allora, la collana in perle è questa, allora. Questa qua che è a 150 euro. Okay. E l'altra è la numero 2. Credo che sia questa qui, sempre in perle, che è bellissima, grazie, questa qua è stupenda. La numero 2 è la, da 2,10 ho fatto 150. Ok, grazie mille a voi. Poi, sempre di Giorgia Milani, ecco mi vola via quel fazzoletto, sempre di Giorgia Milani, ho queste qua, color tortora, sempre collezione nuova, cioè collezione attuale, perché comunque non hanno stagioni, ne ho due, sono in pelle reversibili. Una ha dentro, vedete, l'orsetto. Quindi voi quando la girate avete la pelle orsetto, c'è dentro il suo portafoglio, Giorgia Milani in pelle. Poi è carina, non si stropiccia perché appunto è un bellissimo pellame. Anche qua per una borsa di marca di Giorgia Milani, le ho portate tutte e due perché una è diversa dall'altra. Una ha dentro l'orsetto e l'altra è questo bellissimo color cuoio. E dentro c'è la pelliccia. Questo è il Giorgia Milani, fa delle borse meravigliose, spero di avere la collezione presto. E intanto ve le do scontate, visto che sono della stagione scorsa, che però non c'è proprio niente che non va bene, anzi direi che hanno anticipato la moda, sapere quanto costavano. Non c'è su neanche un prezzo qua. Forse non è neanche. Ah, ecco, da 160 le avevo scontate a 120, facciamo 90, dai. Ci sono anche in questo colore. E quest'anno va tantissimo. Questa è quella con la pelliccia. Oppure questa è quella con l'orsetto. Facciamo 90 euro, Ruben. Allora, o la vuole con interno l'orsetto, oppure con la pelliccia, sono reversibili tutte e due. Tutte e due 90? Sì, sì, sono le stesse, lo stesso modello. Le mettiamo così. Allora, sono delle sacche, vedi? Hanno il manico unico, si allacciano e sono bellissime perché sono morbidissime. Sono quelle due lì in camoscio. Eccola qua, te le do l'idea, voilà, che così le prendete voi. Ecco, questo modello c'è anche in questo bellissimo bordeaux, sempre di Giorgia Milani, ve le metto a 90 euro. Allora, c'è in bordeaux, dite i colori, stesso lotto, basta che dicano bordeaux, perché è la stessa borsa, identica, sempre col pellicciotto, con l'eco pelliccia dentro, e l'altra che ce l'ho ancora chiusa, è uguale, sì, due così. Questa ce l'ho ancora chiusa nella sua confezione, bellissima, sempre con l'eco pelliccia grigia e la pelle, con la sua cover, sono morbidissime, sono delle borse veramente preziose, a 90 euro approfittate, dai facciamo 80 l'ultimo proprio, sono da vendere, guarda sul prezzo, a 160 euro, che poi erano state scontate a 120. Bordeaux, 80 euro. Bordeaux è grigio? Grigio? Taupe? È una busta? No, è una La facciamo vedere dentro.
E c'è anche la sua cerniera. Ma bellissima, poi più la riempite e più diventa bella. L'ho regalata quella cifra, costa molto di più. Ok, altra borsa meravigliosa in coccodrillo nera. Sì, queste sono fuori lotto. Questa è anche firmata. È firmata Valentino, ma non Valentino Garavani, c'è una V. Non sappiamo, comunque è bellissima la borsa, guardate com'è dentro. Questa è una collezione di borse che vi sto portando, tutte di collezione di mia mamma, di proprietà di mia mamma, e lei colleziona le borse piccoline, con la sua bella catenella, attualissima, veramente troppo chic. Una borsa così bella, dovete approfittarne quando la vedete, perché sia per forma che per pregio di pellame e per epoca è una rarità. Costa 2,50 questa. È quadrata. Altrimenti Ruben, se vuoi inquadrare. Questa è rarissima, questa Bordeaux 500, col manico regolabile, può diventare anche più lunga, favolosa, è stupenda, Bordeaux. È un colore elegantissimo. Poi quest'anno andranno tanto appunto le ecopellicce, quindi una bella borsa in coccodrillo, insomma, se volete essere speciali e se siete anche voi appassionate del vintage, questo è un perfetto, qua avete la perfezione in coccodrillo vero, tutta eseguita a mano, con le tasche, piena di tasche, costa un portafoglio come questo qua davanti, 300 euro di coccodrillo, ma vecchio, nuovo costa 2000 euro, una borsa così se la facessero nuova, è una borsa da veramente migliaia di euro. Tanto che gli stilisti di moda vanno e si rifanno ai disegni delle borse del passato, sempre per creare nuovi modelli, cercano le borse vecchie. Questa è di design. È stupenda, anche bella grande. Ok? Poi, torniamo alle nostre belle proposte, un paio di bracciali in argento che volevo farvi vedere, gli ultimi, ne avevo più di uno, quindi questi sono gli ultimi due rimasti, costano meno di un anello, questo qui allora che è bellissimo e questo, sono tutti e due in argento massiccio e se fosse di comprarli adesso li pago 90, di più io, 90. Sì. Facciamo 80, 80 tutte, tu metti su, ho fatto l'ultimo prezzo, 80 tutte. Allora, qua c'è uno sconto pazzesco perché avete un bracciale che costerebbe 140 euro e ve lo metto l'ultimo prezzo oggi, il lotto numero 24, ve lo metto a 80 euro, è tutto argento. E sono dentro nello scatolone, sai Lidia? Le ho rimesse dentro perché occupavano spazio. Le mettiamo via lunedì. Finite tutte le felpine belle della Mijù. Anche le camicette credo che non ce ne siano ancora di tante taglie disponibili. Ma dobbiamo lasciarle anche per domani, che il sabato abbiamo tante clienti che il venerdì lavorano e che non ci possono vedere. Tutti e due a sto punto a questo prezzo. Questo che costerebbe 180 è l'826, ve lo metto a metà prezzo, a 90. Ma ci sto rimettendo io. Il 26 da 125 allora, questo è il 25 e questo è il 24. Costa come un anellino, stupendo. Guarda che bracciale. Allora, il lotto numero 25 è 90 euro. E qua
tutto argento 925 dorato, strepitosi. Orecchini con un bellissimo colore, color bruciato, perla, giade, e lato numero, tutte montate in argento, lato numero 38, da 110 facciamo l'ultimo prezzo 80 euro. Guarda che carini che sono. 80 euro l'ultima richiesta. Anche questi qua sono molto carini. Allora, ho messo via una cosa che se ne andava a parte. Guardate che, anche questa che elegante. Questa qui è tutta una Chanel massiccia in argento, guardate che catena, tutta in calcedonio azzurro. E guardate che bellissima la catena, quarzi rosa e perle. È una Chanel che io ve la sto facendo vedere doppia, ma è bellissima. Sia portata doppia che portata a un filo. Ah, la vediamo pure da vicino, che ha delle perle meravigliose. E la particolarità del calcedonio a disco. Con, vedi, ogni tanto qualche perla, qualche cerchio, qualche movimento. Guarda che particolare. Sì, la collana numero 21 è lunga un metro, allarghiamo bene l'immagine, proprio grande grande, guarda Ruben che bella, colore delicatissimo, bellissimo, portata a doppio filo, aspetta che la tengo per metterla bene a doppio filo. Questa qua da 190, facciamo l'ultimo prezzo 140 euro. Sono tutte gemme e perle, e argento, è come pagarla 70 euro al filo questa collana. Guarda che gemme, calcedonio azzurro con questo particolare movimento, con queste belle catene, quarzi rosa e perle. 140, delicatissima. Poi anche questa col corallo vero, sempre montata con il calcedonio e con i quarzi citrini. Anche questa ve la posso mettere a doppio filo, ve la potete mettere a doppio filo. E anche questa ve la posso mettere lunga 88 cm, anche questa ve la posso mettere a un buon prezzo. Allora, calcedonio, corallo vero. Lotto numero 23, anche questa da 160, ve la posso mettere a 120. Guarda che bella che è. Ok. Poi se volete una bellissima collana importante, sempre con questi colori, questa anche oggi vi faccio fare l'acquisto del vostro del cassetto dei desideri, cioè va nel vostro, come dire, nei vostri desideri, dai, nella, come si dice? Non il cassetto dei desideri, nella wish list, dai, insomma, nella vostra lista dei desideri. Allora, questa è una collana con dei colori magnifici dati da questa pietra magica che è ossidiana pavone, abbinata a ametiste e a charoite, questa rosa, charoite, e scusa, a fluorite. Questa è ossidiana pavone. Sono due unite. Tutte montate con una massiccia importante componentistica in argento,
Allora vi faccio un prezzo speciale, perché è stupenda questa collana, secondo me dovete averla, da 340 euro, bisogna vederla da vicino però, perché gli abbinamenti e le pietre sono magnifiche. Guarda la magia di queste pietre, guarda, guarda l'intreccio anche dell'argento. Vi posso fare del lotto numero 8, l'ultimissimo prezzo, e anche qua veramente ci rimetto, da 340 euro, che poi sarebbe pagarla 170 euro al filo, ma li vale tutti perché è tutta componente di gemme, sono due gemme. A questo punto qua l'ultimissimo prezzo che vi faccio è 230 euro, come regalarvela. 230 euro una collana magnifica come questa, con un importante sempre chiusura in argento e un colore super unica, super unica. Quella è regalata a 230 euro, una magnifica collana, proprio raro vedere questa pietra, eh? E con questi colori, con questo abbinamento del lilla, della charoite, favolosa. Fateci un pensierino perché ne vale veramente la pena. E poi, sempre con questi colori, sempre una meravigliosa Chanel, che si può portare anche a tre fili, guardate che delicatezza. Abbiamo il lotto numero 7. Ci sposta il microfono. Sposti spesso con la collana. Te l'hanno detto i clienti. No. Ok, grazie Ruben. Abbiamo sistemato il microfono. Abbiamo questa bellissima, anche qua, sincronia di fantasia, vedete, sintonia di colori, dato da quarzi rosa, agate verdi e agate bianche, montata tutta in argento rosato. È lunga perché abbiamo una lunghezza di 1,20 m. È il lotto numero 7, tutta montata in argento, da 170, l'ultimo prezzo che vi posso fare è 130 euro. Bellissimi colori, bellissimi abbinamenti, guarda che raffinatezza. Tutta montata in argento, quindi è averla, è a tre fili, quindi a 130 euro prendete l'argento, montata a tre fili, 130, neanche 35 euro al filo vi viene, perché è lunga, quindi è bella sia portata lunga, sia portata doppia, che sia portata tripla. È un bellissimo colore. Poi vi ricordo sempre che le Chanel sono belle anche portate insieme. Devo far rivedere questa meraviglia. A soli 230 euro, considerate che sono due importantissime collane. E poi, per una raffinatezza unica, data dal quarzo rosa e la perla rosa, questo elegante modello a tre fili, sempre montato in argento rosato, anche qua il lotto numero 4, prezzo prova d'ascolto da 150-100 euro. I tagli dei quarzi sono tutti diversi, guarda. Bellissima, l'appoggiamo sul bianco per farvela vedere. Guardate, è un po' eterea, no? Questo bel rosa a tre fili montato con l'argento rosa, con le perle, a soli 100 euro. Raffinatissima, tutte perle coltivate, anche questa molto elegante. Giada e ametista, questa qua vi piacerà soprattutto se avete ordinato questa camicia che ho anch'io. Questa è proprio la collezione perfetta da indossare. Abbiamo il ciondolo tutto in giada, scusa, la collana tutta in giada, e il ciondolo tutto in ametiste.
montato in argento con dei tagli, guardate che particolare, che raffinatezza di gioiello, firmato sempre Jadan. Guardate il taglio delle ametiste. Spettacolo puro, un gioiello, sembra un gioiello déco, si ispira poi al déco. Lotto numero 34 da un prezzo di cartellino di 290 euro. Facciamo l'ultimo prezzo, 160. Cosa Lidia? Questa? Grazie mille per la due fili che è andata in conferma. Prendetela perché è un gioiello. Un filo di giada Burma con questo meraviglioso pendente è un gioiello déco, tutto in argento, da 300 euro lo pagate 160. E lo metterete sempre. Vi assicuro che un gioiello così, anche se non è molto vistoso, però lo noteranno e ve lo godrete tantissimo perché è elegantissimo per il mio gusto, per il mio parere. E questa, guardate che colori anche qua, che sempre per rimanere sulle Chanel originali vi ha portato una selezione, sono una più bella dell'altra. Anche qua abbiamo agate rosa, agate gialle e conchiglia. Guardate la raffinatezza della conchiglia rosa abbinata all'agata rosa, sempre con bei elementi in argento, anche questa tutta in argento, ve la sconto. Lotto numero 11 da 106 cm, da 150 a 120. Questa è stupenda. Se per caso è lì. Sì, guarda lo stock. No, no. Guarda che finezza di colori, per non avere mai collane banali. Perché appunto, è vero, la Chanel è la Chanel e va sempre di moda. E anche se ne avete già, meglio prendetevene un'altra a questi prezzi e mettetele pure insieme, che è la moda. Che... Ma la Chanel non è mai... cioè, sono una diversa dall'altra. Cioè, non è facile trovarle sempre così, con questi abbinamenti, con questa, con queste palette cromatiche. Queste sono tre bellissime Chanel. Tutte montate in argento. E l'ultima che vi faccio vedere è importante perché ha delle perle bellissime con i lapis. L'ultima è questa, che è anche questa scontata, la numero 5. Ma bellissima. La vediamo bene, bene tutta. Tutta perle, lapis e calcedonio, da 190, è lunga 96 cm, ve la faccio a 130, guardate che sono 60 euro di sconto, eh. Non è poco, cioè io non me ne potrò più rifare a queste cifre. Allora dite casomai perla con i lapis da 130, oppure quella in agata gialla, agata rosa e conchiglia da 120, oppure quella verde. Allora, l'unica in pitone è questa, che è un gioiellino. Questa è tutta fatta a mano, col fiocchettino, tutta arricciata. Ah, l'ha già vista prima? Confermate allora, perché aspettava probabilmente la fine della trasmissione. Poi ho ancora questa da presentare, che è stupenda. È fatta, vedi, a clutch. Basta schiacciare il bottone e si apre, hanno dei meccanismi poi che sembrano delle cassaforti. Guarda come sono tenute, meravigliosa. Sempre fuori lotto, Ruben, questa è particolare perché è Cocco Baby. E la richiesta è di 2,50, sempre naturalmente anni 40. Queste sono tutte vecchie, eh? Non sono degli anni 60-70, guardate, sono tutte degli anni 40. Guardate come sono le nostre borse. Queste sono della collezione di mia mamma, Cocco Baby. Vedi che è piccolo. Poi molto rara, con questo color miele, non fatevela sfuggire.
perché questa è particolare perché è in coccodrillo e tartaruga, sempre a soffitto, guarda che chiusura, perfetta anche questa. Arrivo a far vedere il foulard, che ho portato il foulard, e anche le promozioni da 60 euro, rara, eh? Tarta cocco 300 euro. Insomma, direi che è una tanta roba, è una bella collezione. Riguardatevi la puntata, eventualmente sono una più bella dell'altra. E fatene la collezione perché sono sempre anche queste qua preziose e attuali, una più bella dell'altra. Voglio concludere, vi faccio fare l'affare anche qua con una Jadan strepitosa. Questa è preziosissima perché ha ciaroite, ametista e amazzonite. È una collana da 700 euro. Che io vi farò solo per oggi, se la prendete. Allora, questa è la ciaroite. Le gocce sono tutte ametiste. E quella blu è amazzonite. Modello Queen da 690 euro, quindi 700 euro, facciamo la metà, 350 euro, guarda la collana com'è fatta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fili, guarda che spettacolo. Concludo con questa meraviglia le collane di oggi. Lotto numero? 3,50 Jadan da 700 euro, strepitosa. Andiamo a vederla da vicino. Questo è il suo cartellino. Lotto numero 9. Questa è la bellezza pura. Le gemme. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 fili. 35 diviso 6 quanto fa? 3,50 diviso 6? Neanche 60 euro al filo. Ma dove? Già a prezzo pieno praticamente sarebbero 100 euro al filo, che è il suo valore. Guarda. Fai diviso 3. Perché questa potrebbe essere una collana. È come pagare 100 euro, meno di 100 euro questa collana ha due fili. Ecco. Vi ha fatto un prezzo pazzesco. Poi, ricordate questi due meravigliosi bracciali, anche da portare insieme, visto che ne prendete due al valore di uno. Il bracciale da 180 è stato scontato in argento a 90 e questo qui da 140 a 80. Quindi ne prendete due al prezzo di uno. Mettiamoli qua da parte. Allora, le stole. Pashma. Purtroppo non riesco a farvele vedere tutte oggi. Sono quelle in cashmere. Sono meravigliose. Allora, le pesco un po' a caso. Pashma, conoscete il marchio perché ve l'abbiamo fatto conoscere noi, sono particolari perché sono ultra leggere, sono tutte realizzate a telaio in cashmere e seta, sono un incomparabile in termini di morbidezza, di calore e di leggerezza e di finezza, sono tutte tessute a mano dagli artigiani, attenzione, questo articolo crea dipendenza, ve lo dico subito, come le camicie della Cross Point. Attenzione, allora questa qui è la Pashma Arte 55 Cashmere 45 Seta numero 56. Allora, attenzione che queste qua ve le metto gli ultimi pezzi, perché ormai le ho finite, al posto di 59 euro a 49 euro. Allora, vedete che sono fatte a telaio dalla parte in fondo
che vedete che sono sfrangiate, hanno lo stesso colore, hanno lo stesso disegno. E i disegni è un'azienda familiare che presenta le migliori tradizioni tessili dell'India ad un pubblico globale, è impegnata nella sostenibilità, sono tutte tinte a mano, il meglio di Jaipur e di Biella, perché hanno anche i telai per Biella, producono anche il cashmere per Biella. E poi abbiamo tutti i motivi lavorati con la tecnica del block printing attraverso questa serigrafia e stampa su blocchi di legno intagliati a mano, insomma sono accessori di altissima qualità che vi presento. Ormai li abbiamo terminati, spero che mi arrivino ancora. Tieni, allora questa è confermata. Allora vado veloce altrimenti non riesco a farvi vedere tutti i colori. Queste sono tutte nuove, mai tirate fuori, in 55 cashmere, 45 seta. Questo non te lo posso dire subito perché è scritto dentro. Lotto 57. Non ha scritto fuori, quindi devo aprirle. Cioè, lo so. Queste sono particolarissime, vedete, perché sono tutte sfumate. Da una parte, vedete, c'è un nero col verde, invece dall'altra parte c'è il bruciato col verde. Sono favolose, magari Lidia, sto in piedi così faccio anche un po' prima. Sono tutte quasi 2 metri per 80 mi sembra di larghezza. Un'altra meravigliosa sui toni del rosso. Approfittatene perché queste qua le trovate sul sito della Pashma a minimo 180 euro. Questa è quadrata, è rara. Con tutti i disegni, vedete anche questa, ha disegni cashmere, il 56, e sono tutte in cashmere e seta. Volevo dirvi che queste hanno la garanzia, vedete, sono tutte etichettate Pashma e sono tutte in cashmere e seta. E le potete trovare, andate a cercare tutta la storia, vedete comunque c'è tutta la garanzia, che sono state fatte a mano. Questo prodotto è stato fatto, vedete, individualmente a mano e hand printed, sono state tutte dipinte a mano con la tecnica appunto che vi dicevo io del block printing. E sono tutte stole che, se andate sul sito, minimo le pagate 120, 130, 200 euro anche. Quando sono scontate, meno di 99 non le trovate e poi dovete pagare le spese di spedizione. Guardate che meraviglia questa e che colori, che accostamenti. Questa è la numero 44. Sono di design, state vedendo qualcosa di estremamente chic e unico. Naturalmente dal vivo sono ancora più belle perché guardate la lucentezza della seta. E i disegni sono una meraviglia, abbinarle poi ai colori giusti, come per esempio al viola di quest'anno, vedete, che c'è dentro questo punto di rosa, il blu, e sono come lavorate e come i batik, tutte a mano, guardate la lucentezza di questi abbinamenti, è una nuvola, e 44 è questa. Abbiamo già i colori invernali anche, abbiamo scontate a 49 euro le nuove, proprio i nuovi arrivi. Allora, lotto numero 46, poi naturalmente quando torneranno di nuovo, queste sono già aumentate per me, non vi ho aumentato a voi, però questo io l'ho già pagato di più. Guardate questa che meraviglia. Abbiamo le sfumature sui verdi, tutte fatte a telaio, e il nero, ecco, questa è dritta, devo tenerla ferma. Questa è la 46, questa che ho in mano io. Vedi come sono in fondo? Lo vedi da lì a telaio, vedi che c'è il colore? La appoggio per farla vedere bene come sarà. Guarda che arte, è meravigliosa. Questa è la 46, poi guardate anche questa sui toni del blu, che meraviglia, sfondo grigio, ci sono dei fiori, dei fiocchi e delle sfumature diverse di blu, meravigliosa.
Questa è la numero 45. Dite i colori, se non vi ricordate il numero del lotto, ve le faccio vedere apposta. Sono una diversa dall'altra. Guarda che raffinatezza. Da mettere per esempio con i colori chiari. Guarda cos'è. Queste sono già le tinte. Cosa non sai? Se ce n'è una sul rosa. Sì che c'è rosa. Basta che mi chiedi, Lidia. C'è questa bellissima sul rosa, questa tre ne ho. Te la fa vedere adesso. Allora, sì. Allora, questa, che è la numero 50. Con i fiori, così. Vedi che sono diversi? Da una parte sono, aspetta, quella è il dritto, così, e dall'altra sono così. Questa. E questa. Questa che ho addosso io adesso è la 50. Questa è la 54. Quale rosa è finita? Quale rosa è finita? Che ce l'ho qua in mano io. Ah, ok. Ecco, guardi che questa qua è bellissima. Questa qui è la numero 54. Sempre cashmere seta a 45 euro. Comprese le spese. E poi c'è questa bellissima, questa è sui toni del rosa e dell'arancio, del pesca. Guarda. Che sfumature cangianti. Con i tralci, vedete, degli alberi. Questa qui è la numero 52. Sì. Questa è proprio rosa, questa la vedi che è più sull'arancio. Altrimenti bellissima, un po' mista, c'è anche questa, sempre della Pashma Arte, la 49. La 49. Poi, stupendi due verdi. Non so se ce la faccio a farle vedere tutte. Guarda che bella questa, la 47. Ricordatevi i colori. Sì, guardatevi la replica casomai con calma. Guarda questa con i gialli, che bella. Guarda che meraviglia. Tutte lavorate a telaio e tutte dipinte a mano, cashmere e seta. E poi anche questa qua, guarda che disegno. Questa qui che ho in mano adesso è la 43. Mamma mia, due ore volano, eh? Ormai ci vediamo la settimana prossima. Domani c'è la replica. Guarda. Vi ricordo che io ci sono solo in diretta il venerdì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16. Poi il lunedì riprenderemo con la puntata di Ofelia solo, aspetta che è storta, è talmente bella che l'ho messa storta. Riprenderò con le puntate, lunedì faremo le dirette Facebook per le nostre clienti affezionate che ci sono anche il lunedì. Dalle 2 alle 3 un'oretta. Avevo smesso il mese di agosto, ahimè adesso mi tocca lavorare, è arrivato settembre. Riguardatevi anche le camicie, faccio un'ultima panoramica. Allora le prendo in mano così le vedete di nuovo, dite più o meno la prevalenza dei colori che vedete se non vi ricordate il numero. Gialla,
credo che poi ne ha un'altra stupenda qua, guarda, sul rosso. Ma dai, le guardiamo magari lunedì, se vi metto. Guarda questa rossa e viola, Ruben, ce la facciamo vederla. La numero 39. Guarda che spettacolo. Mamma mia. Tanta roba, eh. Allora, queste sono bellissime, proprio vestono per la dimensione che hanno, che fanno proprio l'effetto stola. E poi, essendo di cashmere seta, anche adesso che è caldo, sono leggerissime da portare in borsa, quando c'è l'aria condizionata, quando abbiamo bisogno di proteggerci il collo, noi le abbiamo sempre stravendute. Queste qua poi a 49 euro non sono mai state messe, quelle in cashmere seta. Allora, vi ricordo le camicette della Crosspoint. Non so cosa sia rimasto. Allora, ho questo modello, tutta in viscosa, in viola e bordeaux della collezione nuova. Non so, Lidia, come siamo messe, male, bene, non lo so. Comunque voi chiedete, poi le rifarò vedere eventualmente. La camicetta elegante, preziosa, della Crosspoint, con la manica importante, in questo meraviglioso colore, in blu, ma non abbiamo tempo, sono in chiusura, e bianco. Queste sono le camicette che dopo vedete alle giornaliste belle che fanno i telegiornali, che indossano sempre le belle camicette loro. Guarda che bella. Questa è la mia, la numero 155. Purtroppo devo salutarvi. Allora, se volete riguardare la replica, domani sul 124 c'è il mattinè di Ofelia, che ogni tanto facciamo le dirette, ogni tanto facciamo le registrate di oggi. Quindi domani, se volete dirle alle vostre amiche, non so, avevate un dubbio, non avete visto bene qualcosa, potete rivederla. Se no, la puntata rimane su YouTube, sempre su YouTube, ofelia.it. Vi ricordo e vi ringrazio, naturalmente, che tutti i pacchi verranno spediti lunedì, fra un po' arriveranno anche gli orecchini che state aspettando, lo so. Non chiamatemi, che vi chiameremo noi quando sono pronti. E vi ringrazio anche oggi di cuore, veramente, per quello che abbiamo fatto con voi. È stato sempre un piacere fare una presentazione. Vabbè, ciao! And I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Bye-bye, baby. Remember, you're my baby when they give you. Square.